Benvenuti a un nuovo video di Sissi Italiano, buongiorno a tutti quanti. Oggi andiamo a rispondere alla domanda di Pedro Ordep, anzi un suggerimento di Pedro Ordep che mi dice di fare un video su Sia File. Sigla. Ok, innanzitutto vediamo che cos'è Sia File. Sia File è un progetto open source, ma ovviamente c'è anche la versione pro. Se non sbaglio, credo che sia cinese. Ma è un progetto, adesso vi faccio vedere, che in pratica implementa un storage di file a oggetti, ma non solo, anche una collaboration. Quindi, come vedete, Sia File è appunto un open source file sync share solution designed for aggregability, performance e productivity. Praticamente permette di fare sync share e collaborazione attraverso vari device, quindi è possibile collegarsi con i vari client anche da Android, da iPhone a questo storage in cloud. È una sorta di Next Cloud, però molto più performante, con c'è anche il file encryption, sincronizzazione di file, possibilità addirittura mi sembra di montare il disco direttamente senza fare sincronizzazione e si può installare in modalità open source, quindi Community Edition, oppure la modalità Pro. Queste sono le differenze. Praticamente nella modalità Pro voi avete anche la possibilità di editare direttamente sull'applicazione file doc, PPT, Excel. Mentre nella modalità Community potete editare solo file di testo e tutto il resto invece delle cose, c'è il Virtual Drive Clients, quindi potete installare un drive virtuale direttamente che punta a questo storage. C'è l'autenticazione a due fattori anche per la versione community. L'integrazione invece con ADFS e Shibboleth, con ADFS c'è soltanto per la professional, con Shibboleth ce l'avete sia con la community che con la professional. Shibboleth è un'applicazione che consente tramite protocollo SAML2 di autenticarsi in un'applicazione attraverso DFS, quindi diciamo fa da intermediario tra l'applicazione e l'identity provider, che in questo caso sarebbe DFS. È possibile condividere file anche con il link, diciamo con la chiave, quindi difficili da indovinare, per cui chi ha il link può scaricare, chi non ce l'ha no, ovviamente. E c'è la ricerca full text e solo la Pro, poi la Pro ha anche la Microsoft Office Online Server Integration e vabbè, è scalabile e poi c'è la possibilità di integrarsi con S3. Allora, noi adesso andremo a installare una versione Community Edition su una macchina CentOS. Allora, attenzione, per installare Sia File effettivamente ci sono diverse modalità. C'è la modalità quella tra virgolette manuale, che però prevede che bisogna installare prima, come vedete qui, l'installazione di Sia File, per esempio con database MySQL. Qui c'è tutta la guida. Bisognerebbe prima installare il MySQL, preparare il database creando il database, l'utente, eccetera. Poi bisogna installare i prerequisiti. Su Ubuntu, su 107 ci sono questi prerequisiti da installare. Poi si deve lanciare lo script di installazione di Sia File Server attraverso MySQL, che però se non sbaglio richiede l'ultima versione, richiede Python 3 e poi ci sono in realtà due modi per installare, cioè due versioni, due rilasci di Sia File. La versione 7.1 che è per 108. Se voi andate in releases vedrete che c'è la 7.08, è l'ultima, è rilasciata ieri. Però c'è anche la versione 7.1 che è per 108. Ora vi faccio vedere dove l'ho letto. Sempre nella guida, se voi andate a vedere qui, c'è scritto che in alternativa all'installazione manuale c'è l'Automatic Installation Script. Cliccando su Automatic Installation Script accederete a un altro repository GitHub che, come vedete, ha due tipi, due script. Per CentOS, uno il 7.1 CentOS, e questo si può usare per CentOS 8 ed è scritto qui sotto. Quindi for cento, sia file 7.1, dalla 7.1 in su bisogna usare CentOS 8,
mentre per sia file dalla 6x alla 70x si può usare 107. Però c'è un altro problema, perché io ho provato a usare questo script di configurazione automatica, di installazione automatica, con la versione 7.0.7, che sarebbe in effetti l'ultima rilasciata, però non ha funzionato, perché la versione 7.0.7, dato che questo script quando va a scaricarsi la versione va a puntare a questo sito, ok, e non al sito di GitHub, dove c'è la 7.0.7 in effetti. Se voi andate a vedere qui, l'ultima versione del server installabile è la 7.0.5 ufficiale, pubblicata. Quindi anche se c'è la 7.0.7 su GitHub, con lo script automatico si può installare solo fino alla 7.0.5. Poi chiaramente si può fare un upgrade. Quindi quello che vedremo oggi è l'installazione con lo script automatico, perché questo vi rende veramente molto più facile la cosa, sono veramente due comandi, e inoltre si fate veramente molto prima. Se invece volete installare la 7.0.7 a tutti i costi, dovete per forza seguire la guida che c'è qui, dove appunto viene spiegato passo per passo come installare la versione per Linux con MySQL, scaricando a mano l'ultima release. Quindi andiamo a vedere, andiamo sulla macchina e abbiamo una macchina CentOS dove andremo appunto adesso a installare sia file versione 7.0.5. Allora, i comandi da lanciare sono: innanzitutto dobbiamo installare wget, dopodiché andiamo a fare il wget dello script, quindi wget -no sex certificates https row github server content.com, eccetera. Comunque vi metterò la guida sotto in descrizione. E lo script l'abbiamo scaricato, dopodiché dobbiamo lanciare lo script col comando bash sia file CentOS spazio poi la versione che vogliamo installare. Ovviamente, come vi dicevo, dato che lui va a scaricare la versione da quel sito che vi ho fatto vedere prima, dovete mettere massimo quella che è appunto disponibile lì in quel momento. In questo momento abbiamo visto che è disponibile la 705, ora vi faccio rivedere dove andare a guardare. Dovete andare sul sito di sia file, andate in download e dovete vedere qui l'ultima versione disponibile come server, la 705 per ovviamente CentOS 7. Se avete la 8 potete usare questa. Però se dovete usare questa dovete anche usare l'altro script, non quello che abbiamo scaricato adesso. Quindi non sia file CentOS, ma sia file trattino 7.1 CentOS. Ripeto, se volete installare l'ultima versione invece rilasciata, che è appunto la 7.0.8, dovete fare purtroppo tutto a mano. Come ho scoperto questo problema? Perché io avevo provato a installare la 7.0.8, mi dava errore dopo un po' che non riusciva a decompattare il file, e ovviamente mi sono accorto che non lo riusciva a decompattare, perché se voi andate ad aprire lo script e andate a vedere dove fa la curl, ecco, come vedete lui qua fa una curl meno -ol, cioè vuol dire che l'output del file cambia il nome praticamente di questo URL, che è una variabile sia file server package. Se voi andate a vedere dove risolve questa variabile, in alto dello script, eccolo qua, download sia drive.org, quindi praticamente non lo scarica da GitHub, ma lo no, quindi non lo scarica da qui, perché altrimenti sarebbe un altro link, ok? Sarebbe, come vedete sotto qui, GitHub hyphen sia file archive, ma scarica da sia file.org, quindi download sia drive.org, quindi lo scarica dal sito ufficiale di sia drive, di sia file. Per cui, dato che quando lui praticamente che faceva? Scaricava il file, ma era vuoto perché non esisteva, e quindi dava errore quando andava a scompattarlo. Ok, detto questo, abbiamo detto questo, ora lanciamo il comando bash spazio sia file underscore CentOS 7.0.5 e dobbiamo solo attendere che concluda, però prima dobbiamo rispondere a questa domanda: se vogliamo installare la versione CE o la versione Pro. La versione CE sarebbe la Community Edition, ovviamente se non avete la licenza dovete installare la CE. E attendete la fine di questo script dove lui praticamente fa tutto, quindi installa le dipendenze, installa la Apple Repository, installa il MySQL, crea il database, fa tutto lui.
Come vedete, l'installazione si è conclusa e vi ha rilasciato tutta una serie di informazioni che servono poi per accedere al DB, per accedere alla pagina di amministrazione di SiaFile. Tutte queste informazioni sono state comunque salvate, lui ve lo dice, in questo file, OPT SiaFile IO SeaFile Server Log. Quindi adesso questo ce lo copiamo perché poi ci servirà per accedere a SiaFile. Una volta che abbiamo installato, ovviamente lui ti dice per accedere alla pagina di amministrazione puoi andare su, vabbè, lui dice 127.0.0.1 perché? Perché questo, che cosa succede? È un'applicazione Python, infatti se voi andate a fare un netstat sulla porta 8000 gira, vedrete che in realtà gira in Python, quindi se non volete esporre Python, o meglio, la best practice sarebbe di non esporre la 8000 all'esterno, perché si espone Python all'esterno, ma di metterci davanti un reverse proxy Nginx. Il bello di questo script è che fa anche questo, cioè vi crea un reverse proxy Nginx che è in ascolto appunto sulla porta 80, eccola, di Nginx, come vedete, che fa reverse proxy verso la 8000. Quindi praticamente sia hub, perché allora sia file è composto da due servizi, systemctl status sia file, che è proprio il servizio che gestisce tutta l'applicazione, mentre sia hub è proprio il front-end, cioè il servizio Python che gestisce la web application. Ok, però appunto sia hub gira sulla porta 8000. Se noi andiamo a vedere in cd etc nginx conf.d vedremo che in questa cartella c'è appunto un file sia file.conf che non fa altro, come vedete, che fare reverse proxy, quindi proxy pass sulla porta 8000 di sia hub, per cui vi rende disponibile sia file, qui l'applicazione sia hub chiamiamola, direttamente sul web tramite Nginx, per cui adesso che noi la metteremo in SSL chiaramente dovremo fare l'SSL su Nginx e non su sia hub. Quindi di conseguenza, per diciamo fare correttamente il REST proxy, sia hub è in ascolto sì sulla porta 8000, ma solo su 127.0.0.1. Infatti, per questo che lui, torniamo al discorso iniziale, per questo che lui nel report finale vi dice: guarda, che per accedere a sia file devi accedere alla porta 127.0.0.1.8000, ma in realtà non è così, perché il server è in ascolto su 127.0.0.1.8000, però chiaramente voi per accederci dall'esterno dovete usare l'IP pubblico sulla porta 80, che è quella realmente poi servita da Nginx. E qui avete le credenziali per accedere. Per cui adesso prendiamo un nostro browser. E come vedete, siamo entrati correttamente sul server. Adesso proveremo a mettere innanzitutto su un dominio, quindi metteremo per esempio siafile.sistemaitaliano.it e poi ovviamente anche il certificato. Quindi qui avete i dati per accedere con la username e la password. Quindi questa è la username, questa è la password. E come vedete siamo correttamente entrati su sia file, sulla web application. Qui siete amministratori, quindi potete creare innanzitutto amministratori di sistema. Andate qua e vedete innanzitutto gli utenti, potete creare nuovi utenti oppure esportare tutti gli utenti in Excel. Se andate in impostazioni, qui avete la service URL e la file server root. Queste vanno subito cambiate perché altrimenti gli utenti non potranno caricare file o scaricare file. Questo perché, sempre per il discorso che facevo prima, sia hub in realtà è in ascolto sulla 8000, però sulla porta, cioè sull'IP localhost 127.0.0.1, e quindi bisogna mettere subito in ascolto, cioè diciamo comunicare a sia hub che in realtà l'applicazione è accessibile con IP pubblico su Nginx. Quindi voi praticamente che dovete fare? Dovete andare a cambiare questi IP qui, dovete andare a mettere l'IP pubblico. E qui la stessa cosa, andate a mettere l'IP pubblico. Oppure, come dice qui la guida, potete mettere service URL slash sia HTTP, quindi lo usate come variabile. Però in realtà non me li ha presi perché non ho salvato, scusate. Quindi faccio così e salvo. E poi anche qua faccio così e salvo. Io però preferisco mettere
di IP pubblico sia qua che qua, così non mi cambia nulla. In questo modo voi riuscite tranquillamente a scaricare e a caricare file, e anche gli utenti riusciranno tranquillamente a scaricare e caricare file. Qui potete personalizzare l'immagine di sfondo della schermata di login, potete cambiare il titolo del vostro SIA file, per esempio SIA file server di sistemista italiano, ok, e anche il site name andiamo a cambiare. Qui potete cambiare il logo, se avete un logo aziendale, la favicon, che sarebbe l'icona che compare qui. Quando avete fatto queste modifiche, andate a salvarle direttamente sulla virgoletta che vi compare accanto alla casella. Ora andiamo a mettere l'applicazione in HTTPS col certificato sul dominio sistemaitaliano.it. Allora, io chiaramente il record DNS già l'ho creato su questo IP, che punta diciamo, viene risolto con siafile.sistemistaitaliano.it. Come vedete, sono già dentro. Rifaccio la login e io proverei subito a caricare un file e a scaricarlo. Quindi andiamo a fare un file di testo. Ho creato un file di testo sul desktop che adesso proverò a caricare su siafile. Eccolo qua, untitled.txt. Lo vado. Allora, come funziona, come è strutturato sia file? C'è una libreria che si possono creare anche più librerie. All'interno della libreria ci sono i file veri e propri, quindi vado a trascinare questo file dentro la libreria. Come vedete, mi dice caricato, per cui l'ho caricato correttamente. Essendo un file di testo puro, io posso anche editarlo direttamente sulla web application, perché i file di testo sono editabili direttamente dalla web application. Se volessi creare un nuovo file, potrei fare nuovo, file Word, prova, però purtroppo non lo posso editare direttamente qui perché mi serve la versione Pro, quindi lo posso solo scaricare. I file Markdown invece penso che me lo fa fare, vediamo. Sì, il Markdown me lo fa, come vedete, editare direttamente online. Ora andiamo a mettere in sicurezza sia file sulla HTTPS. Per fare questo c'è una guida apposta proprio sul sito di siafile. Eccolo qua, Nginx Configuration File. E lui vi dice, prima dovete generare i certificati, però i certificati io già li ho, quindi non serve che li genero. Per cui che cosa mi dice la guida? Mi dice di abilitare l'SSL modulo, il modulo SSL su Nginx. Quindi vado a cliccare su. Quindi che cosa mi dice sia file? Mi dice innanzitutto di vedere se il modulo SSL è abilitato su Nginx, quindi se è già installato con SSL. E con questo comando nginx-v maiuscolo potete vedere la versione installata di Nginx e quali sono i moduli attivati. E io qui devo aver visto prima, eccolo qua, with HTTP SSL modulo, quindi il modulo SSL è già installato, quindi questo script vi installa anche il modulo SSL. Per cui possiamo passare direttamente alla configurazione dell'SSL di Nginx. Quindi andiamo ad aprire, noi adesso siamo in etc Nginx, andiamo in conf.d e andiamo ad aprire l'unico file di conf che abbiamo qua. Innanzitutto dobbiamo mettere sul server name il nostro server name, quindi qua nella lista in 80 andiamo a cambiare server name, andiamo a mettere il nostro server name. Poi dobbiamo fare una regola di rewrite che praticamente forza il redirect da HTTP a HTTPS, quindi metteremo questa regola. Che appunto rewrite, poi cappelletto HTTPS HTTP host, quindi quello che viene digitato, questa è regular expression, requesturi punto interrogativo permanent, punto e virgola, quindi lui non fa altro che forzare il redirect di tutto ciò che viene digitato da HTTP a HTTPS. Poi vabbè, possiamo sempre per questioni di sicurezza disabilitare il server token, praticamente se ci sono pagine di errori non vi fa vedere la versione di Nginx, quindi questo serve sempre per mettere in sicurezza il server. Dopodiché, per quanto riguarda quindi andiamo a seguire tutto quello che ci dice proprio la guida di SIA File.
Per cui anche questi proxy pass devono essere messi dopo, cioè nella direttiva della listen 443. Per cui qui andiamo a chiudere la listen della porta 80. Poi apriamo un altro server sulla porta 443 e andiamo a incollare questi valori. Quindi apriamo andiamo ad aprire un'altra direttiva, appunto, server 443, andiamo a incollare questi valori. Quindi sarebbero appunto listen 443 SSL on, quindi abilitiamo l'ascolto sulla 443. Qui andremo a mettere il certificato e la chiave, che adesso ci prendiamo nota perché poi dobbiamo caricare certificato e chiave in questo path. Dopodiché abbiamo sempre il server name che andrà cambiato con il nostro FQDN. Questi li lasciamo così, dopo dobbiamo andare a generare anche i parametri di IF-Elfman. Protocolli TLS, SSL, supportiamo il TLS 1, 1, 1, 1, 2, anche se in realtà l'1, 1 e 1 andrebbero disabilitati. La location che prima era nella porta 80 invece la mettiamo nella 443, quindi faremo il proxy pass da Nginx verso appunto il Python. Poi abbiamo tutto il discorso del sia HTTP, anche questo lo lasciamo sia FHTTP, lo lasciamo così com'è perché è tale e quale a quell'altro. Local media sarà sempre questo e tutto il resto lo lasciamo tale e quale. Ora andiamo a copiarci i certificati nei file che abbiamo appunto definito nel file. Quindi ci apriamo il file del certificato e ci copiamo dentro il certificato e poi il file della chiave e ci copiamo dentro la chiave che ovviamente non vi faccio vedere. Dopodiché andiamo a generare i diff-elfman che abbiamo dichiarato nella direttiva. Il comando è questo qui. E a questo punto possiamo riavviare Nginx, sperando di non aver fatto errori, pare di no, e possiamo provare adesso che si è riavviato ad accedere direttamente con l'HTTPS. HTTPS 2.0/sia file.sistemistaitaliano.it. E come vedete sono entrato correttamente in SSL col certificato, con appunto il reverse proxy di Nginx. Detto questo, il video si conclude qui per quanto riguarda l'introduzione a SIA File e possiamo andare alla conclusione. Eccoci, avete visto con uno script di installazione fa tutto in automatico, poi dopo c'è solo da sistemare un attimo Nginx per l'HTTPS. Per il resto magari lo vedremo nei prossimi video come aggiungere gli utenti, come condividere i file, eccetera. Spero che questo sia stato per ora sufficiente. Vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, iscrivervi al canale e ricordarvi che senza sistemi di informatica non funziona. Al prossimo video.